Ciao, eccomi qui per la seconda parte del video che riguarda l'accensione del fuoco. Stavolta ho un acciarino. Sono in un posto molto bello in Abruzzo, si chiama Lago di Capodacqua, si vede sullo sfondo. Ecco come sono incapace di fare i video selfie, ma giusto per capire. Siamo arrivati qui da poco, siamo partiti stamattina all'alba, quindi sono un po' cotta, ma non importa. Domani facciamo l'esperimento con l'acciarino. Vi faccio vedere come è costruito, come è composto questo elemento. Acquistato su Amazon è composto da un sacchettino per riporre il tutto, un pezzo di legno di pino che dicono che è ricco di resina, quindi facilmente infiammabile, l'acciarino con la pietra focaia che ho già provveduto a grattare per togliere la pellicola protettiva, e poi c'è il righello che serve anche come apribottiglie e serve per grattare poi il legno per fare un pochino di polverina che poi le scintille infiammeranno. Quindi appuntamento a domani con l'esperimento acciarino. Ciao! Come promesso ieri, oggi accenderò il fuoco usando l'acciarino, ma prima devo andare a cercare delle esche, quindi della erba secca, rametti, e quindi vi faccio vedere il contesto in cui mi trovo, perché non sarà facile trovare delle cose secche. Sono sul lago di Capodacqua. Adesso c'è un po' di sole, ma è anche coperto. Vi faccio vedere la location. Si tratta di un lago artificiale creato da una diga e adesso ci sono i ragazzi che stanno organizzando una immersione. Vedete, l'ambiente è particolarmente verdeggiante, quindi io devo cercare dei rametti secchi e delle foglie secche per fare l'esca. Vado verso la riva così vediamo com'è il lago. Ecco che sul fondo del lago c'è la diga, purtroppo la parte proprio della diga è chiusa, non si può visitare, quindi siamo sul fondo del lago. Il lago è diventato famoso per le immersioni perché sul fondo c'è il paese che è stato sommerso dall'acqua della diga. Di fronte si vede il paesino di Capestrano che è sulla collina e adesso i sub si sono già immersi e adesso c'è la rete qui davanti, non riesco a fare l'inquadratura, quindi andiamo a cercare delle foglie secche da utilizzare per fare l'esca. Temo che mi dovrò accontentare di quello che trovo a bordo strada, perché come si può vedere il panorama è particolarmente verdeggiante, quindi c'è anche nuvolo, quindi prima che inizi a piovere, in teoria non dovrebbe piovere oggi, devo riuscire a fare l'esperimento. Ce la facciamo, eh! Allora, oggi ho la videomaker, si chiama Carol, quindi le registrazioni saranno migliori della volta scorsa che non si dileguerà al Direi di momento no. non opportuno. Vediamo che cosa ho raccolto. Sono riuscita a trovare delle foglie secche di quercia, sembrerebbero, perché mi servono per fare la base. Poi un pochino di queste foglie sempre lunghe, queste qui, e poi dei rametti secchi. Adesso preparo la base per poterci scatenare sopra le scintille con l'acciarino. Allora, come ho detto ieri, qui c'è la pietra focaia, il pezzetto di legno di pino che contiene la resina e questo strumento per grattare. Quindi la prima fase è creare una polverina di legno fatta con questo legno di pino. La faccio cadere sulla foglia. Sì, sto sudando come la volta scorsa. Sto iniziando a sudare come la volta scorsa, però perché bisogna insistere per far cadere esattamente nel posto giusto la scintilla. Riproviamo. Dai!
ci siamo quasi, cavoli. Difficile domare il fuoco. Ah, dai, dai, cavoli. Cavoli. Dai, dai. Mal di braccio. Oh, si vede il fumo. Oh. Dai, dai. Cacchio, adesso c'è il vento. Il vento. Non cadono mai dalla parte giusta. Allora, abbiamo dovuto cambiare location a causa del vento. Adesso sono in questo canaletto e purtroppo mi devo rimettere accucciata perché la posizione non aiuterà, ma ci siamo quasi, eh. Oh, ma questo vento mi uccide. E l'esperimento di accensione del fuoco in Abruzzo è andata male perché è arrivato il vento, la pioggia, siamo dovuti ripartire, quindi niente da fare. Ultima parte, terza parte, la volta definitiva. Ma che capelli, ma chi se ne frega, qui la priorità è accendere il fuoco, mica star qui a pettinarsi. Insomma, adesso accendiamo il fuoco e poi fine. Io posso dichiarare, posso accendere un fuoco con un acciarino. Ce la faccio. Allora, ho grattato un po' di polverina qui del legnetto e adesso vediamo se si accende. Eccola qua la fiamma, yuhu! Guardate, ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Ah, questo qui è un fuoco, eh? È un fuoco come si deve. Qua ci mettiamo su magari un po' di resina. No! Basta! Perché? Ce l'ho fatta, eh? Ce l'ho fatta! Basta! Missione compiuta! Zio cantante! Guarda che fuoco! Dopo lo spengo con la bottiglietta dell'acqua. Ce l'abbiamo fatta! Ah? In un colpo solo, quando ci sono gli strumenti giusti, è inutile, e un po' di olio di gomito, eh? Per cortesia, basta. Missione compiuta, dov'è la mia faccia? Ah, adesso posso andare a pettinarmi o a fare una passeggiata in montagna. Ce l'abbiamo fatta, yuhu! Io e il mio primo fuoco, dov'è? Vi salutiamo! Visto che a casa ha funzionato, volevo fare un ultimo tentativo e sta un pochino piovigginando e sono qui sulla montagna dietro casa mia e volevo provare ad accendere qui con le scintille su questa pietra. Adesso devo mettere il telefono, vediamo se ce la faccio. Eccola qua, ce l'abbiamo fatta, ecco il fuoco, adesso lo spengo. Ce l'abbiamo fatta anche all'aperto in un giorno quando piovigina leggermente. Basta, esperimento definitivamente riuscito, direi, posso sopravvivere. Come si vede la mia faccia è un po' provata, ma sono soddisfatta del risultato. E voi? Vi è piaciuta questa avventura? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Ciao!